Tony Esposito, un eclettico dalla mano sempre riconoscibile. Ama la contaminazione tra diversi linguaggi dell'arte. The Silence of Spoleto è il frutto dell'incontro con il celebre pittore Mark Costabi, ora anche talentuoso pianista. Tony ci regala in anteprima un assaggio del disco che uscirà in dicembre. Una malia di note sostenuta dall'energia del re delle percussioni. Ci saranno nuovi giorni, in cui il sole nascerà, come un sogno l'esperanto, su una terra da baciare. Tony del 2000 ha tanti progetti per la testa. Uno ultimo è stato quello un incontro a Roma fantastico con questo grandissimo musicista pianista che è Mark Costabi. Mark è un pittore amico di Andy Warhol, un pittore americano, famosissimo in tutto il mondo. Durante una festa in questa sua casa romana, dove si incontrano tanti personaggi dell'arte in generale, maggiormente pittorica, io ho scoperto un grandissimo talento musicale, un grandissimo pianista. Ci siamo conosciuti e ho deciso di produrre insieme a lui un disco a cui sto lavorando. Una cosa molto bella, io vengo a Napoli, vengo dall'Accademia d'Arte. Ho molto pudore perché ho abbandonato da molti anni la pittura, ho dipinto stoffe, ho disegnato gioielli. E quando Mark ha saputo che io venivo dall'Accademia d'Arte, mi ha detto fammi vedere le tue opere. All'inizio mi sono un po' vergognato e Mark ha detto una cosa molto bella, ha detto io sono molto conosciuto nel mondo come pittore e non sono così conosciuto come musicista. Tu mi stai facendo conoscere come musicista. Tu sei molto conosciuto nel mondo come musicista, non sei assolutamente conosciuto come pittore. Io cercherò di farti conoscere come pittore nel mondo. È stata una frase bellissima, tant'è vero che mi ha proposto e abbiamo insieme dipinto le scenografie dei concerti che facciamo.